Salve gente, sono la Rust, qui qua su Rome 2 Total War con i nostri ateniesi greci, città-stato di Atene, ecco, che non è più praticamente una città-stato, è diventata un piccolo regno con Apollonia e Larissa che abbiamo conquistato rispettivamente la Pollonia nella puntata scorsa, Larissa 2 puntate fa. Ok, adesso avevo idea di marciare su Ieraptinia, prima però mi devo fare bell'esercito, ovviamente. Tanto qui. Ah, abbiamo un porto. Posso renderlo carpentiere? Ah, io lo renderò un carpentiere navale, il porto di Apollonia. Però appena avrò un po' di soldi. Ovviamente, torniamo. Aspetto un po' di turni prima che di attaccare, ovviamente. Faccio un bel esercito, una bella flotta che mi servirà. E così andrà tutto bene. Tanto il nostro partner commerciale l'Egitto continua a non star bene. La Dodecapolis etrusca chissà come se la cava. In una partita che avevo fatto la Dodecapolis etrusca aveva conquistato tutta Roma. Quando avevo fatto questa partita qua con i cartaginesi. Cioè, cose stranissime succedono. Non lo so, forse in questo Total War ci sono, durante la campagna, è più probabile che accadano dei fatti abbastanza strani, di poco realistici, tipo negli altri Total War, più o meno tutte le campagne erano abbastanza lineari, tipo se facevi i Romani, di sicuro ti arrivavano a nord i Macedoni, se facevi i Cartaginesi, i Romani ti attaccavano e te le davano. Erano più o meno una campagna statica. Tanto Roma e Cartagine si sono dichiarate guerra. Oppure detto è una campagna non abbastanza statica, eppure. Boh, queste cose qua capitano. Tanto speriamo che Carthago ce la possa fare, perché sono un partner commerciale, ovviamente. Intanto andiamo da noi. Ok, qui. Cosa fare? Il porto non possiamo ancora rendere una carpenteria navale. Dobbiamo ancora aspettare un poco. Magari possiamo alzare un attimo le tasse, pochino, pochino, pochino. Poco, veramente. Cioè poco, le abbiamo alzate tanto. Però cambia poco. Ma rendiamo un po' la popolazione felice, abbassiamole di poco. Perché guarda un attimo la nostra economia. Guadagniamo più che altro da altro e dal commercio. Altro non lo so cosa potrebbe essere. Forse le attività produttive. Dal turismo, che cavolo ne so io. Quindi, andiamo la flotta in marcia avanzata. Verso Ieraptinia, giusto per vedere un po' qualcosa. Tanto qui sono felici, anche abbastanza qui. Cioè stanno diventando felici, non sono completamente felici. E mandiamo una spia qua giù in modo che può fare tutto quello che vuole. Qui stiamo reclutando. Dei peltasti. Volevo reclutare. E oltretutto, preti leggeri o non lo so. Aspettiamo ancora un attimo. Tanto torniamo. Ancora una volta. Tanto i romani hanno conquistato Libaeunum, che sarebbe l'attuale Taranto. E Pella sta diventando pian piano di cultura barbarica, che stanno distruggendo gli edifici ellenici e stanno trasformando barbarici. Poverini. Intanto sta succedendo. Mio Dio, che esercito che hanno i Medi!
È un esercito bello potente. Mi sa che dovremmo fare un'alleanza con loro più avanti. Eh sì. Vediamo un po' la confederazione celtica che fa. Va avanti sempre con queste barchette, avanti e indietro. Beh, è l'unico modo che hanno per spostare le truppe via mare, alla fine. Oh no! La furia di Atena, il mio esercito, ha preso la pestilenza. Sono diventati puzzolenti. Merda. Non ci andava. Non possiamo ancora rendere questo edificio una carpenteria navale. Che peccato. Chi è che ha dichiarato guerra a chi? Macedonia all'Egitto. La Cirenaica. Dov'è? E anche la Libia. Che sta qui. In Libia. Come è giusto che sia. Intanto. Andiamo in marcia. In che marcia andiamo? Andiamo in marcia veloce. Passo accelerato. A vedere a Ieraptinia com'è la situazione. Hanno un esercito niente male, va. Ma è tutto sto che però non è nemmeno male. È buona. È un buon esercito, dai. E hanno milizia pietica, niente di così spaventoso. Tanto qui continuerei a reclutare un po' di Opliti. Anzi, aspettiamo ancora un turno che facciamo lì sblocchiamo l'arruolamento dei picchieri. Che dopo ne voglio fare abbastanza i picchieri. Intanto, la nostra spia è quasi arrivata. E i romani continuano ad andare avanti e indietro. Ali Bynum è di nuovo cartaginese. E i macedoni stanno andando in Egitto. Ovviamente l'Egitto credo che ce la possa fare contro i macedoni. Spero almeno. Sia l'Egitto che i macedoni mi pare che siano delle fazioni che si odiano a morte praticamente, perché sono entrambi delle fazioni successori, ovvero dicono di essere l'eredità dell'impero di Alessandro Magno, perché ovviamente l'impero Egizio, cioè quello dell'Egitto, è fondato dal generale Tolomeo. All would surely benefit if we agreed to open trade from this day on. Well. No, non voglio fare degli accordi commerciali con una civiltà che sto per conquistare, quindi. Cretesi, stop. Vi conquisto adesso. Ok, esercitazioni tattiche completate e pestilenza alla rissa. Non è una buona cosa. Tanto qui facciamo un carpentiere navale. E qua cosa possiamo fare? Possiamo fare la cavalleria cittadina. Vediamo un po'. Hanno 20 corpo a corpo, ma non mi sanno piuttosto che. Preferisco i picchieri. Come, fight with us. Poi dopo abbiamo portato l'esercito al massimo, cioè non possiamo più aggiungere unità. Anzi, allora faccio una Are cavalleria you ready to cittadina. serve?
Ah no, possiamo però, abbiamo finito i soldi. Ancora un bel tasto e poi dopo credo che posso bastare. You can call me Nix. Andiamo qui a assassinare questo generale qua che sembra buono. Ah no, abbiamo abbastanza soldi però, What do quindi you wish of me? mettiamoci qui. Leaving the Dicks behind. Can I be of more assistance? It is an honor to serve. Ah. A little honest Facciamoli bribery. una razziamo un po' la zona con questa unità qui. Poi All are yours, you men. dopo Commander. direi che possiamo iniziare a partire, venire qua giù agli Eraptinia. Possiamo anche ricercare una tecnologia. Adesso che cosa possiamo ricercare? Vediamo un po'. Non so. Forse ricerchiamo un po' di economia. Perché un buon esercito deve essere sorretto da una buona economia. Ovviamente. Macedoni vanno avanti e indietro, sempre. Il mondo non è che sta succedendo qualcosa di particolare. Beh, ovviamente l'Egitto e i Macedoni se ne stanno dando di santa ragione. Io spero che i Macedoni se le prendano. Sinceramente. Che così dopo posso magari conquistare qualcosa, così. Mi tengo tutto. Our goods and coin between our lands would surely see all prosper. Will you agree to trade? No, accordo commerciale no, ve l'ho già detto. Cioè, sti qua vogliono proprio che io faccia accordi commerciali con loro, ma vi sto per conquistare, prendo comunque tutto. Ancora sta malattia per 2 turni. Tanto voi direi che potete marciare fino qui, cioè siete abbastanza pronti, in teoria. Mi sa di no. Forse posso portare anche la furia di Atena. Però sono un po' logorati dalla malattia. Non so. Non so che fare. Ma facciamo ancora un po' di opliti. Picchieri. Facciamo opliti. In It is a great and glorious thing un to assedio vanno serve un po' your meglio people. gli opliti. E basta così. Intanto direi di togliere il trattato di stato cliente con la Mache con i Macedoni, ovviamente, che non mi va più Be tanto. welcome. If I can give you a fair answer, perhaps you will find profit in setting aside our friendship. Perché ormai era inutile, adesso sono praticamente diventato più potente di loro, sono in una guerra. Pazienza, capita. Egitto invece ci ama praticamente. E Sparta è un alleato dei Macedoni. Però I io give voglio you renderlo welcome. anche mio Let alleato Zeus totale. and all the gods smile upon our meeting so that all may profit. Così nel caso se ci sarà una guerra tra di noi, ovviamente potrebbe stare dalla mia parte. Transito militare ti dà.
While your rhetoric is sound, the substance of your offer is sadly lacking. We cannot agree. Maledetti. Tanto conosco. Sta lì. Ha un esercito è niente male proprio. Ready for orders. Commander. Speriamo che però si riprendano qui. Ad Apollonia sta facendo il cantiere navale. Sì, va tutto bene. E torniamo ancora. Benissimo. Tanto Cartagine sta andando ad attaccare un po' i romani. Speriamo che possa vincere, ovviamente. Non so, devo attaccare già subito col mio esercito di non mi ricordo come si chiama, oppure devo ancora aspettare. Non lo so. Tanto lì l'altro mio esercito ha la peste bubbonica, quindi dovevo aspettare un po'. Perché se lo mando all'assalto non è che va troppo bene, meglio che lo lasci un attimo lì a difendere. Tanto questa confederazione qua a me non piace per nulla. Preferisco che siano uno stato unico, perché a quanto pare le confederazioni, se non ho capito male, è quando i stati barbarici possono fare rendere un unico stato. There is good in trade. To walk through a market is to understand a people and learn to respect them. Sì, Siracusa alleata ci sta. Your acceptance here will bring much satisfaction to my people. My thanks. La dodecapolis etrusca è qui. Ah, perché hanno perso tutte le città loro. Tristes. Tanto, poi devo anche guardare quanto guadagno dal commercio. Guardiamo un attimo. 600. Buono, dai. Si può fare di più, però... non mi lamento. Gli aiutanti aumentano. Sostituiamo i... quanti fazioni in ascesa? Chi è? Ah, qui. Nel Mar Nero. Un po' troppo distante. Torniamo da noi. E direi... questi qui sono a posto. Possiamo fare marcia forzata. Fino a qui. E il prossimo turno magari posso anche attaccare. E vediamo se riusciamo a assassinare il generale nemico che non mi piace. Però non mi dà la probabilità. Ma andiamo a caso. Oh, l'abbiamo assassinato? LOL. Bene. Adesso c'è un capitano. E possiamo anche aumentare di grado questo qui. Direi rendere agente livello 2, che aumenta la probabilità che tutte le azioni siano a buon fine. E intanto torniamo ancora. Hanno anche conquistato Cagliari. Cartaginesi. Va bene per loro. Dai. Tutto bene. Non è che hanno troppi problemi. Abbiamo fatto un buon alleato allora. Cartagine. Poi vediamo se riescono anche a prendere altro. Se riescono a prendere Roma. Tutte queste città qui. Cosenzia, Brindisi.
Aspettiamo un attimo ancora, questi turni che sono lunghissimi. Tanto non vedo qualche civiltà importante che è subito caduta, oltre There is l'Epiro. much virtue in wealth and profit for all, as you will surely see after a moment's thought. Sì, più accordi commerciali ci sono, meglio è. Perché non farli? Cioè, io non lo so, però a me non pare che gli accordi commerciali siano, possano essere mai una cosa negativa. Non lo so, però comunque a volte ci sono certe nazioni che non te li lasciano fare, non capisco perché. Intanto Siracusa ha conquistato Cartagine. One sacrifice is needed on the altar of our goodwill. I Rodwin. speak of gold, of No, course. ovviamente no. Così. No. We are a mighty people. Wealth and Cioè, Siracusa ha conquistato Cartagine. Ah, Cartagine non protegge più Nuova Cartagine. E hanno scoperto la nostra gente. Questo generale qua è buono. Quindi lo ammazzeremo. Contro un traditore. Posso iniziare l'attacco? Sì. Dichiarazione di guerra. Non chiedo aiuto agli alleati, va bene così. Benissimo. Ok, iniziamo una battaglia navale. Non so se ce la possiamo fare, però io la voglio giocare, questa battaglia qui. Contro Cnosso. Atene, gli araldi del Tritone contro Cnosso, gli amici delle Nereidi. Non mi ricordo chi fossero le Nereidi. Non far caricare la cavalleria contro i pali di legno, perché l'impeto e la stazza dei cavalli li farebbero soccombere quasi che sicuramente. Beh, Capitan Ovvio è alla riscossa. Datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il mondo. Archimede. Ovviamente dovrei proprio vincerla questa battaglia senza troppi problemi, però mi piace combattere le battaglie, mi piace. Sono fatto così. Poi non ho mai fatto una battaglia mia nave. Sì, iniziamo lo schieramento subito. E iniziamo. Io voglio subito puntare sulla nave del generale. Tanto questa qua comunque è una nave bella forte, però contro le mie frecce non dovrebbe sopravvivere. Dovrebbe quasi sicuramente soccombere. Tanto continuiamo a vedere. Si stanno avvicinando. Wow, fermi, fermi, fermi. Qua vogliono fare un abbordaggio. Hanno abbordato una delle nostre navi. Il nostro generale è sotto attacco. Andiamo ad aiutare. Tanto questa nave qui sta morendo molto velocemente. E diamoli in abbordaggio. Si diamo una mano. Ai nostri amici. Dai, soldati! Via, abbordate! Questa nave qua se ne sta andando praticamente quasi intatta.
nostri uomini vacillano. Qua stanno un po'... Ah, vacillano. Ci abbiamo perso la nave del generale. LOL. Ships at your command. Attack! Ma no, poveri. Abbiamo perso una nave, ma io faccio proprio schifo a ste battaglie. Ah no, in teoria non l'abbiamo persa. Spero però che abbiamo catturato lì la nave... Quella nave lì di Cnosso. Tanto comunque Clistene spero che non sia morto. Cioè... Tanto che cazzo sta succedendo in camera mia? Sento qualcosa cadere. Boh, spero che non sia nulla. Ok, vittoria decisiva, possiamo... Io schiavizzo i prigionieri, ovviamente. Clistene è aumentato di grado. Questi qua si stanno ritirando in... lontano dal mondo. E iniziamo a fare subito una... un bloccaggio navale. Ready for order. Blockading! E direi di tenere l'assedio prima di iniziare proprio una battaglia. Perché potrebbero vincere. Io quindi voglio aspettare un attimo qui. Fare un bel assedio. Farlo durare tanto. Così li ammazzeremo tutti. Magari possiamo anche prendere qualche... arciere, qualcosa del genere, non lo so. No, no. Ma non stiamo così bene. A posto. Ah già, Cristiani devo assegnare un'abilità. Gli assegno l'abilità guerriero. E torniamo. Ah, dobbiamo anche ricercare la tecnologia, già. E direi di andare sempre su economia, però fare mercante del vino. Così. Perfetto. Comunque sono in tanti, sti cretesi. Potrebbe essere un bel problema. Io voglio tenere una sede in modo che così combattono fuori dalle mura senza la guarnigione, che... lì è più probabile vincere, perché se no, se c'è la guarnigione è un bel problema. Però potrebbe anche darsi che questo assedio potrebbe andare per tanto tanto tempo. Quindi direi di aspettare un po', anche se noi prendiamo logoramento, aspettiamo. Sì, perché forse in teoria la battaglia possiamo anche vincere, però non voglio perdere troppi uomini. Mi stanno attaccando via mare. Però in teoria se mi attaccano via mare io ce la posso fare. Perché rimango lì. Li faccio fuori le unità di terra. Ah no, vanno in mare. Ah merda. No, sono in tanti, pensavo che mi attaccassero via mare. Tanto, perché vedo la città sommersa nell'acqua? Boh, strano. Direi. Mettere tutte... Faccio una tattica, non voglio combattere questa battaglia. Tutte le unità dietro e le faccio ritirare subito. No, tu ritirati, veloce. Velocissimi. Così in teoria non perdiamo nessuna unità e prendiamo solo la sconfitta. I nostri uomini vacillano. Bene, non abbiamo perso nessuna persona e così possiamo ritirarci tranquillamente.
Beh, un attacco via mare non è che è stata la scelta migliore, perché possono imbarcare le unità e questo non ci avevo fatto caso. Mi sono dimenticato. E pazienza. Facciamo un altro assalto, trovi a terra. 34 secondi di battaglia. Vai così. Ecco, invece qui mi attaccano. E qua dobbiamo per forza combattere. E vediamo che forse ce la possiamo anche fare. Speriamo di farcela almeno. Ok. Tanto attaccano con pioggia, noi dobbiamo difendere questa posizione qui. E quindi siamo qui, direi. Tutti gli hopliti messi così, belli bellini. E la cavalleria cittadina la lascio qua su, in modo che così può fare delle cariche dalla collina. E aspettiamo. Tanto il nemico arriva da lì. Oh merda, sono in tanti, eh. Io un po' frombolieri, frombolieri. Pliti leggeri, milizia plitica. Folla, beh, la folla non è un problema. Poi metto in formazione falange. E direi di mettermi così in una bella falange. Tanto qui c'è la cavalleria cittadina. E da qua su ce la può anche abbastanza fare a fare un po' il culo a sti tizi. Ah, questi qua non mi preoccupano troppo. Giavellottisti, vado col generale, li carico ed è fatta, li ho ammazzati. Invece qui mettiamo, diamo un po' di fastidio al nemico. Spostiamo la cavalleria. Guardate che figa che è la cavalleria. Bellissima. Tanto mi stanno andando di violenza addosso. E questo non mi piace. Quindi voglio dargli proprio fastidio tanto. Tanto il generale è una cavalleria cittadina. In teoria se lo prendo non dovrei morire male. Intanto sparate, uomini. Il nostro generale è sotto attacco! Però di Opliti ce ne sono tanti. Tanto il mio generale. Vediamo se riusciamo a colpire questi giavellottisti. Dai, scappate, 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 stanno arrivando gli Opliti. Ok, però abbiamo fatto fuggire almeno un'unità. E vediamo di portarli. Oh, già che mi sono dimenticato di loro! Andate via. Ok, fermi un attimo. Stop. Vediamo di far ritirare subito lì tutto quanto. Perché sta arrivando il nemico abbastanza incazzato. Con la cavalleria. Intanto
Intanto io voglio tenere proprio lontano dalla formazione tutti i loro lancieri, più lancieri possibili. Dai, please. Ok, ora. Tutti quanti togliete la falange. E andate a fare il culo a sti qui. Continuate a muovervi, bene. Bene, sta funzionando abbastanza bene la tattica. Ok, vediamo di muoverci qua dietro. Benissimo, ok, quindi il nemico è cascato nella nostra trappola e ora rifacciamo subito la formazione. Cioè la cazzo di cane, la rifacciamo però. Ok, quindi... Anzi, voi continuate a combattere, però tutti gli altri... Rimettetevi così. Ok. Però mi inseguono fino alla fine sti qui. Cioè, capisco che la trappola dura per un po', poi dopo basta, dai. Capite che è una trappola, tornate indietro. Boh, adesso scappiamo su sulla collina. In teoria adesso non mi dovrebbero più vedere. Se rimango qua dietro. Anzi, la cavalleria cittadina la voglio lasciare qui. E anche il generale, va. Anzi, andiamo di nuovo contro sti frombolieri che non la smettono proprio. Bene. Dai che ce la fate contro i giavellottisti. Tenete sullo scudo, uomini. Dai. Avanzamento rapido. Sì, bravi. Benissimo. Ok, gli ho tolto praticamente tutte le loro unità a distanza. E adesso riformiamo l'esercito. Aspettiamo un attimo. Così i nostri uomini si riposano bene. Se sono stanchi. Sono tutti riposati. Sì, sono tutti riposati, perfetto. Aumentiamo la velocità di battaglia. Ricordo che se scade il tempo vinco automaticamente. Adesso sono rimasti gli Opliti. Questi qua son veramente tosti. Vediamo un po' che formazione vogliono fare. Io adesso però il generale... Lo voglio rimandare dentro la mia truppa. Ecco, stanno avvicinando Citizen Cavalry. Hippias Lancers. un po'. Bene, 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 bene. Ora,
Voi, lancieri, mettetevi in formazione. Compatta. Ok, voglio puntare subito contro il generale. Che così se lo ammazzo ho più probabilità di poi dopo vincere la battaglia far ritirare tutti i suoi uomini. Dai. Dai. Dai, resistete. Dai, dai, uomini. Ce la potete fare. Benissimo. Ok, dovremmo farcela se stiamo in formazione. Tanto voglio che tutti i pesti quel tasti attacchino. Dai, ritiratevi, ritiratevi prima che arrivino. No, ritiratevi! Stanno arrivando gli Hopliti. Dai. Ok, intanto qui ce la stiamo facendo, stiamo vincendo un po'. No, merda, mi stanno attaccando le spalle adesso. Scappate! Generale, scappa! Generale! I nostri uomini vacillano. Merda, no, se mi muore il generale sono pure una merda. Sa che mi è morto il generale. Dai, sparate. I nostri uomini vacillano. Dai, resistete. Ce la potete fare. I nostri uomini vacillano. Merda. Attacchiamo le spalle del nemico qui. Dai, resistete. Ancora un attimo solo. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Spero che questa carica alle spalle abbia fatto qualcosa, anche se sono lancieri. Ok, ora ritiratevi. I nostri uomini stanno scappando dal campo di No. battaglia. Che spettacolo vergognoso. Continuate a difendervi. Uomini, dai. No. Merda. I nostri uomini vacillano. Dai che ce la fate. No, non ce la fa. Possono fare, però. Forse c'è una minima speranza. Abbiamo perso un punto di vittoria. Cioè, le mie unità stanno andando dappertutto, stanno. Sono ovunque nel campo di battaglia. Dai che forse su questo lato ho vinto. Quindi forse posso fare anche un'ultima ritirata, cioè un ultimo attacco.
i nostri uomini vacillano. Hoplites! Yours to command! I nostri uomini vacillano. Your orders? Dai. At your service. Engage! Dai. Che ce la fate? Sparate al generale. Dai, 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 adesso possiamo fare l'ultimo accerchiamento. Sì, dai. Dai che ce la facciamo all'ultimo. Dai, se prendiamo anche il generale. Va tutto bene. Dai. Mettetevi qua tutti quanti in formazione quadrato adesso. Che magari ce la possiamo ancora fare. No, stanno ritornando. I nostri uomini vacillano. Stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Andiamo verso il generale con questi. Con questi anche. Qui. Dai. Attacchiamoli alle spalle. Che magari riusciamo anche a prendere il generale. Sì, che dai che lo prendiamo. Il generale nemico è morto. Sì, è morto il generale. Dai che all'ultimo ce l'abbiamo fatta. Dai, dai. Ce la facciamo. La battaglia sta volgendo il nostro sì. Favore. Sì. Sì! 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 Abbiamo vinto! Sì! Sì! Mio Dio, la tensione! La tensione! La tensione di questa battaglia si è fatta sentire. Continuiamo. Ammazziamo più persone possibili. Stanno fuggendo. Ah. Dai, intanto mettiamo velocità massima. Mio Dio, che battaglia difficile. Guardate quanti morti. Veramente molto difficile, posso dirvi. Se avessi ancora la cavalleria. Dai. Riprendiamo ancora un po'. Anche se eravamo in inferiorità numerica, però avevamo veramente degli uomini molto più potenti. Dai. Che ne prendiamo ancora. Boh, va bene così, dai. Ci andiamo alla battaglia. Vittoria caro prezzo. Sì, è stata una vittoria a proprio caro prezzo. Però abbiamo ammazzato veramente tanti, tanti nemici. 1800.
Ne abbiamo persi però più della metà. Sì, abbiamo perso unità di cavalleria, però tutto il resto, tranne il generale, che credo che sia completamente morto. Dai. Vabbè. Ce la siamo cavata molto bene. Vittoria pirrica. Schiavizziamo i prigionieri. Ah, mio Dio, che battaglia difficile. Abbiamo sudato freddo proprio. Questa puntata qui direi che è durata anche più del dovuto. Grazie a quest'ultima battaglia che è stata veramente enorme, abnorme, giganterrima, si può dire. Quindi direi, gente, che per questa puntata è tutto. Votate, commentate, ci sentiamo alla prossima, ciao!